in quale momento ha saputo del delitto? Cerchi di ricordarlo bene. Io non me lo ricordo. Io so che la mia sensazione è che è venuto da me in campagna il signor Sibilia. La mattina dopo, un altro giorno dopo, non lo so, e mi ha comunicato di questo fatto. Non conoscendo, non essendo dipendente dell'associazione, non altro, a parte il naturale dolore, non potevo esprimere altro, cioè, nei confronti di una persona che riguardava interesse, riguardava un'altra società che era dipendente di altri. Lei ricorda se qualcuno l'ha cercata la sera del 7 agosto 90? Telefonicamente, lei aveva il telefono nella tenuta di Tarano? No, io non l'avrei, me ne ricorderei perché... Ecco, quindi lei non aveva un'utenza fissa nel suo, nella sua residenza di Tarano? Io quando andavo in campagna desideravo stare con la tranquillità. Io ho messo il telefono quando ho avuto mia madre che stava poco bene, allora avevo necessità del telefono. E come recapito, aveva lasciato il numero fisso di casa del suo fattore Mario Macinati? Siccome Macinati era la persona che era più vicina a me in quel periodo, sicuramente ho detto nel caso ho telefonato a Macinati. Macinati ha lavorato da quando aveva 7 anni, ha una vita difficile davanti a sé, scusi, io non... Cioè non le prenderei, cioè noi non le prendiamo, ha avuto una vita difficile, voglio dire, cioè noi, intendo dire noi, il paese, questo, tutti quanti, non prenderebbero mai sul serio una frase di Mario Macinati, in qualsiasi momento detta. Davanti alla corte, dica la verità, sì. Dica la verità, noi vogliamo sapere se lei... La mattina successiva è andato ad avvertire l'avvocato. Sì. Macinati, è venuto ad avvertirla? No. Che la cercavano urgentemente dagli ostelli? No. Lei vuole escludere in quest'aula che il signor Macinati le abbia riferito di aver ricevuto una telefonata da Via Poma? Lo vuole escludere sotto giuramento? Lo escludo. Io non lo escludo. Lei sa quando poi è andato a riferire di queste telefonate? La mattina dopo, quando è andato al lavoro, diciamo, quando è salito sopra in villa, è andato al lavoro. Ma lei non si sarebbe dovuto, diciamo così, arrabbiare se il suo factotum ricevute ben due telefonate in ora serale in cui si rappresentava l'urgenza di parlare con lei non l'avesse avvertita? Ma io, scusi, se io non lo sapevo? Beh, poi l'ha saputo. Beh, ma... Non l'ho saputo mai. No, no, prego, dica. È una cosa che so adesso. Le direttive, chi le dava, chi decideva i turni di lavoro, chi decideva come doveva essere organizzato il lavoro e quant'altro? Teoricamente c'era un direttore di segreteria. Devo dire che ho aiutato molto spesso il direttore di segreteria nei suoi compiti, aiutarlo per trovare delle soluzioni sul piano pratico. E non dava le direttive? Che ha detto? Io? Sì. Beh, ovvio, tutte le mie soluzioni, poi gli altri le interpretavano come mie direttive. Allora, lei ha detto prima di non conoscere Simonetta. Cesaroni. Conosce, non l'ho conosciuta, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita, non sapevo il nome, non sapevo niente. Questo è il punto di fatto, quello che le posso dire. Il resto, gli altri, quello che possono pensare gli altri, non lo so. Senta, signora, Romano Virilli è suo marito? Sì. E risulta agli atti, signora, che Romano Virilli ha riferito di aver appreso da lei di un colloquio o più colloqui intercorsi con l'avvocato Caracciolo, che le avrebbe detto quando tutto sarà finito ti darò. Ecco, si ricorda questo episodio che sì. Lui disse poi quando finirà tutto? Sì, nello studio di via Brufferio me lo disse. Nello studio? Di via Brufferio. C'era anche mia madre perché eravamo andati a chiedere un consiglio per un terreno che ci stavano togliendo in Abruzzo e lui disse quando tutto sarà finito ti racconterò. Chiedo scusa, quanto tempo dopo è accaduto questo episodio rispetto al 7 agosto? Verso l'autunno. Lei ha avuto la sensazione come se lui sapesse qualcosa? Io penso che uno che dice così
abbia qualche, almeno qualche dubbio o qualche certezza, non lo so, però può darsi pure che l'ha detto per darsi importanza, non lo so, davanti a noi. Dopodiché lei non ha più chiesto nulla, neanche no, a distanza no, di tempo, no. Non ne avete proprio più parlato. No. Di questo episodio che era avvenuto, che aveva turbato, io non ne ho parlato mai con nessuno, so se rendo l'idea. Cosa ricorda del pomeriggio del 7 agosto del 1990? Beh, devo dire, mi ricordo ben poco. Preso che presi mia figlia, le accompagnai mia figlia e le amiche, che le accompagnai, ero venuto a stare in campagna, le accompagnai all'aeroporto. Lei ricorda che giorno partì per la vacanza per andare a Rodi con le sue amiche Sabrina Pignataro e Barbara Persico nel 1990? No. Sentita dal pubblico ministero il 3 settembre del 1990, ricordava evidentemente, certo, essendo molto recente la circostanza, che il pomeriggio del 7 di agosto suo papà, sceso dallo studio verso le 17.35, vi aveva accompagnato con la propria macchina a Fiumicino, trattenendosi poi con voi fino alle 7.30-8. Lei ricorda queste circostanze? Io posso solo confermare quello che ho detto all'epoca, ma adesso proprio non ricordo niente. Senta, dopo essere tornato dall'aeroporto, dove è andato? È tornato a casa sua a Roma o è andato a casa sua in campagna? Sempre in campagna.